Buon pomeriggio, colleghi. La Commissione è oggi convocata per lo svolgimento di un'audizione informale di esperti nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge 522 Ciprini, 615 Gribaudo, 1320 Boldrini, 1345 Benedetti, 1675 Gelmini, 1732 Vizzini e 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, numero 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Avverto che, se non è fatta richiesta l'audizione informale odierna, sarà trasmessa mediante web tv ai sensi del parere della giunta per il regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la web tv della Camera dei Deputati. Sono presenti Alessandra Casarico, professoressa di Scienze delle Finanze all'Università Bocconi, Michele Squeglia, professore di Diritto del Lavoro all'Università degli Studi di Milano, e gli avvocati Tatiana Biagioni e Carla Guidi. Nel ringraziare i nostri ospiti per la loro disponibilità, ricordo che ciascuna relazione potrà avere una durata di circa 7 minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per la replica. Cedo quindi la parola alla professoressa Casarico. Prego. Buongiorno a tutti e innanzitutto grazie per l'invito. Vorrei cominciare con alcune variabili di contesto per poi discutere più nel dettaglio alcuni aspetti delle proposte di legge che sono oggetto di questa audizione. E il punto di partenza è guardare i dati sui differenziali salariali, che sono certamente una delle variabili cruciali per valutare la presenza di disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro. Sappiamo che in tutti i paesi questi differenziali salariali sono significativi, pur essendosi ridotti rispetto ai livelli che si osservavano in passato. In particolare, guardando all'Italia e facendo riferimento al settore privato, il differenziale salariale medio, quindi la differenza tra il salario medio maschile e il salario medio femminile rapportata al salario medio maschile, è sceso dal 33% del 74 al 21% del 2017. E questa convergenza tra i salari maschili e femminili si è però più recentemente fermata. Se invece che guardare alla media guardiamo ai lavoratori che guadagnano di più, quindi all'1% più alto della distribuzione dei salari, questo differenziale salariale di genere è ancora più significativo e sale circa il 30%, offrendoci evidenza del fenomeno del soffitto di cristallo. Allora, chiaramente le cause dei differenziali salariali di genere sono molteplici, sono oggetto di un'ampia letteratura, non ho modo di soffermarmi nel dettaglio su questi contributi, per cui vi rimando poi al testo che vi renderò disponibile. Poiché però i progetti di legge in discussione si concentrano sugli obblighi di informativa delle imprese sulla situazione del personale, è opportuno richiamare ancora qualche dato relativo alla rilevanza del comportamento delle imprese, in generale delle politiche salariali, come elemento che contribuisce a definire questi differenziali salariali di genere. E in particolare questo è uno degli miei argomenti di ricerca e come risultato di analisi che abbiamo condotto, in particolare sui dati INPS relativi all'universo dei lavoratori del settore privato, vediamo come questo differenziale salariale del 21% a cui ho fatto riferimento anche prima è spiegato per circa un terzo dal contributo delle imprese. E se vediamo la dinamica nel corso del tempo, vediamo che il contributo che le imprese danno a determinare questo differenziale salariale è cresciuto nel tempo. Quindi, a mio giudizio, è sicuramente opportuno concentrarsi sul comportamento delle imprese come elemento di rafforzamento da un lato, oppure riduzione, si spera, dei differenziali salariali di genere. Quindi in quest'ottica rendere più stringenti gli obblighi di comunicazione sul personale da parte delle imprese come strumento di trasparenza, verifica e controllo sia interno sia esterno del rispetto delle pari opportunità, sia in fase di assunzione, promozione, accesso alla formazione, può essere uno strumento utile per ridurre le disuguaglianze di genere. Le proposte offrono diversi elementi di riflessione, dato il tempo che ho a disposizione mi soffermerò solo su due aspetti. Il primo ha a che fare con la soglia di applicazione degli obblighi di reporting, che si differenziano a seconda della proposta di legge considerata, e poi in particolare anche sulle informazioni richieste alle imprese e poi i destinatari della raccolta di queste informazioni. Prima di passare a questi due specifici punti, vorrei dire che un altro elemento toccato da tutte le proposte è quello della previsione di sanzioni per le imprese che non ottemperino all'obbligo di presentazione della relazione e ritengo che questa previsione sia appropriata e condivisibile.
alla discussione relativa alle soglie di applicazione, alla modalità di redazione e pubblicità del rapporto e dei dati in esso contenuti, aggiungerò anche l'invito a prevedere una valutazione ex post dell'efficacia di queste politiche di monitoraggio in termini di effettiva riduzione della disuguaglianza di genere. Premetto che le mie considerazioni avranno un taglio economico e non giuridico, date le mie competenze, e che prenderanno a riferimento come fonte di informazione, come fonte di dati che utilizzerò a breve, il settore privato su cui anche ho più competenze. Comincio dalla discussione dell'utilizzo delle soglie, diciamo, no? L'utilizzo di queste soglie per l'applicazione degli obblighi di comunicazione alle imprese è comune a più contesti. L'attuale codice delle pari opportunità prevede una soglia a 100 dipendenti. Sempre in Italia, per esempio, il decreto legislativo 254 del 2016 sulla rendicontazione non finanziaria richiede invece alle imprese con almeno 500 dipendenti di riportare i risultati attinenti alla gestione non finanziaria, tra cui anche le misure volte a favorire la parità di genere. Per fare un esempio fuori dal nostro paese, nel Regno Unito ci sono state delle modifiche all'Equality Act che sono entrate in vigore nel 2017, che hanno reso obbligatorio per le imprese con più di 250 dipendenti riportare annualmente i dati relativi al gender pay gap. In Austria si è optato per un ampliamento progressivo della platea delle aziende interessate dagli obblighi di comunicazione, partendo da quelle con dimensione maggiore. Penso che una strategia simile possa ad esempio essere adottata anche dal nostro paese. Quali criteri è possibile scegliere al fine di selezionare una soglia opportuna, tenendo conto che c'è comunque sempre un elemento di arbitrarietà nell'individuazione di un numero specifico a cui applicare diciamo degli obblighi? Qui vi offro alcuni dati. Utilizzando i dati su un campione IMSS per il settore privato, se la soglia venisse mantenuta a 100 dipendenti, l'obbligo di reporting coprirebbe una percentuale piccola di imprese, circa il 4% del totale delle imprese con addetti, che impiega però il 40% della forza lavoro nel settore privato. La copertura in termini di lavoratori salirebbe a circa il 48% del totale del settore privato se la soglia fosse fissata a 50 dipendenti. Se scendessimo a 25 come soglia, arriveremmo a circa il 57% della forza lavoro del settore privato. Nel guidare questa scelta sulla soglia possiamo anche tenere conto di quali sono le informazioni che abbiamo sulla differenziale salariale di genere per classe dimensionale di impresa. E quello che vedremo è che il differenziale salariale cresce al crescere della dimensione aziendale, per cui per esempio pari al 23% nelle imprese con più di 500 addetti, scende al 17% per quelle tra 100 e 500 e se guardiamo alle imprese con meno di 15 addetti il differenziale salariale è al 4%. Quindi in qualche modo credo che la scelta della soglia debba anche tenere conto di quali sono i punti in cui l'incidenza di questo fenomeno è più significativa. E la ragione per cui chiaramente il differenziale salariale di genere è più contenuto in imprese piccole è legata al fatto che la struttura gerarchica di queste imprese è molto più semplificata e di conseguenza dal momento che parte del differenziale salariale deriva dalla cosiddetta segregazione verticale, quindi dal fatto che le donne siano più frequentemente in ruoli diciamo meno qualificati, chiaramente dove c'è una struttura più orizzontale tendenzialmente nelle piccole imprese il differenziale salariale può essere inferiore. Vorrei anche sottolineare come in generale la fissazione della soglia e l'individuazione delle formazioni da raccogliere e poi la possibilità di interpretarle in chiave di presenza o assenza di parità di trattamento sono degli elementi tra loro collegati, per cui scegliere una soglia alta potrebbe consentire di scegliere, di chiedere alcuni tipi di informazioni che probabilmente sono meno significative per le imprese piccole. Ad esempio in un'azienda di piccole dimensioni dove ci sono pochi lavoratori per ciascuna funzione, il calcolo di un differenziale salariale medio è molto meno indicativo di quanto lo possa essere in una impresa di grandi dimensioni. Quindi credo che il dibattito sull'individuazione della soglia a cui applicare gli obblighi di reporting debba o dovrebbe anche riflettersi poi sulla quantità, la tipologia delle informazioni richieste alle imprese stesse. E a questo proposito, poiché mi sembra che tutte le proposte di legge abbiano chiaramente come obiettivo quello di affrontare il tema della disparità salariale,
credo sia importante una riflessione su quali siano le informazioni sulle remunerazioni che devono essere fornite dalle imprese. Vogliamo remunerazioni individuali o vogliamo degli indicatori sintetici di queste remunerazioni? E se sì, quali? Vogliamo la media, la mediana? Vogliamo informazioni su altre parti della distribuzione? Se vogliamo valutare l'efficacia delle politiche di trasparenza, credo che sia necessario avere dati individuali, poi aggregati a livello di impresa. Rielaborazione dei dati a livello regionale, poi nazionale, seppure idonei a offrire informazioni di sintesi, rendono complessa, se non impossibile, una valutazione adeguata del comportamento, del cambiamento di comportamento da parte delle imprese sottoposte al nuovo più stringente obbligo, e quindi ci limita in qualche modo anche la valutazione dell'efficacia della normativa stessa. Ricordo inoltre che molte delle informazioni richieste alle aziende dal codice delle pari opportunità sono potenzialmente già disponibili all'interno dell'amministrazione, quindi la richiesta di dati direttamente alle imprese o si sofferma su informazioni non altrimenti disponibili, oppure è utile nella misura in cui la richiesta incentivi le imprese a una valutazione delle proprie politiche di remunerazione e carriera. Questo incentivo, secondo me, può derivare dalla pubblicità dei risultati, dalla disponibilità di questi risultati a livello di impresa e quindi dalla riconoscibilità esterna delle imprese che si caratterizzano o meno per i loro progressi nella parità di trattamento. Quindi penso che oltre alla previsione della pubblicazione dell'elenco delle imprese che ottemperano all'obbligo di presentazione del rapporto, possa essere opportuno prevedere che l'informazione raccolta sia a livello di impresa nel rispetto della privacy sia ampiamente disponibile. Dal momento che questa normativa sfrutta la leva della trasparenza per innescare un processo virtuoso all'interno delle aziende, potrebbe essere rilevante l'esperienza del Regno Unito, che prevede dal 2017 un obbligo per le aziende di stilare un rapporto sul gender pay gap e richiede che le aziende stesse pubblichino in maniera standardizzata alcuni di questi dati che sono espressamente indicati dalla legge su un portale che è accessibile a tutti. Concludendo, il rafforzamento degli obblighi di reporting sulle imprese può essere un intervento utile, forse se alcune condizioni vengono rispettate. Uno, è necessaria, a mio giudizio, un'individuazione chiara delle informazioni che le imprese devono fornire, anche in modo standardizzato, e che ci sia visibilità all'esterno, oltre che dell'elenco delle imprese compliant, anche di alcuni dei loro dati, in maniera tale che la trasparenza possa funzionare come leva alla modifica dei loro comportamenti. I dati disaggregati dovrebbero essere poi, parlo un po' per me, diciamo, essere resi disponibili ai ricercatori per valutare l'effettiva efficacia degli obblighi di reporting nel ridurre complessivamente i differenziali di genere. L'utilizzo di una soglia per l'applicazione degli obblighi sembra opportuna, con l'eventuale progressiva estensione degli stessi a imprese di più piccola dimensione, dopo una prima valutazione dell'efficacia del cambio della normativa sulle imprese di dimensioni maggiori. E la previsione di sanzioni appare un elemento importante dell'impianto complessivo per rafforzare l'incentivo alle imprese a essere compliant. Rimane il fatto che, poiché le ragioni dei differenziali salariali di genere sono molteplici, articolate, gli obblighi di reporting devono intendersi come un elemento di un più ampio insieme di interventi volti a promuovere l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro e nella condivisione dei carichi di cura. Grazie, ed ora la parola al professor Squeglia. Grazie Presidente e onorevoli deputati dell'invito e dell'occasione di confronto. I temi affrontati dalle proposte di legge 522, 615, 1345, 1732 e 1925 sono di significativa complessità e si presentano come profili critici non solo in Italia ma in diversi paesi dell'Unione Europea. I profili discriminatori, il divario retributivo di genere e la previsione di misure intese a favorire la conciliazione vita-lavoro sono temi affatto marginali, bensì questioni che meritano di essere al centro del dibattito, come dimostrano le analisi economiche, le evidenze quindi statistiche più attuali riportate puntualmente nelle relazioni di accompagnamento allegate agli disegni di legge. Nell'animus dei proponenti ho colto l'intento di rendere attuati, noi giuristi diremmo esigibili, il diritto alle pari opportunità, che si riconosce essere in non poche circostanze disatteso o violato, con grave violazione e lesione dei diritti e dell'interesse delle persone e delle loro famiglie. È proprio uno degli ambiti di applicazione più rilevanti del diritto antidiscriminatorio, se non più importante, è senza dubbio quello della retribuzione, ovvero, come sottolinea un'autorevole dottrina giuslavoristica, il principalissimo tra i doveri del datore di lavoro, cioè dare a ciascuno il giusto salario. Tra l'altro è opinione diffusa ma inesatta che il divario retributivo sia una questione primariamente circoscritta al lavoro subordinato.
Al contrario, secondo analisi recenti, però, il gap retributivo delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi rispetto ai prestatori d'opera subordinato non è affatto marginale, neppure può dirsi in diminuzione. E ciò nonostante le recenti previsioni in ordine al lavoro autonomo non imprenditoriale, cui la recente legge numero 81/2017 ha rivendicato specifiche tutele e diritti a favore di tali lavoratori. Nel poco tempo che ho a disposizione mi soffermerò sulle questioni affrontate dai disegni di legge che ritengo più problematiche, rinviando alla relazione di approfondimento gli opportuni, quantomeno, altre e successive note. Partiamo dalle proposte di legge che intervengono sulla norma relativa alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, vale a dire sulla modifica dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. Alcune di queste proposte, segnatamente la numero 1345 di iniziativa dei deputati Benedetti e altri e la numero 1925 di iniziativa del CNEL, estendono l'ambito d'applicazione dell'obbligo in questione, configurandolo anche in capo alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche che impiegano rispettivamente più di 25 dipendenti e più di 50 dipendenti. A mio avviso questo obbligo andrebbe esteso a tutte le imprese, incluse quelle di minore consistenza occupazionale, semmai con strumenti e modalità semplificate per non gravarle di oneri e adempimenti sproporzionati rispetto alle reali esigenze di tutela. Se lo scopo è di contrastare gli stereotipi di genere e di rilevare la discriminazione retributiva, occorre prendere atto che tali fenomeni si possono radicare tanto nelle imprese di grandi dimensioni quanto in quelle piccole. D'altra parte, rientrare nel campo di applicazione di una piccola o microimpresa non è esimente, ad esempio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla tutela dei dati personali, oppure sull'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Apprezzare le soluzioni a tutt'oggi esistenti in Europa, per esempio in Germania è imposto un obbligo simile per l'azienda con più di 200 dipendenti, non significa, a mio avviso, affermare che molte di queste loro peculiarità non possono essere considerevolmente migliorate. Vero è che la proposta di legge numero 615 di iniziativa dei deputati Gribaudo e altri introduce la facoltà di redazione del rapporto biennale anche per le imprese private e amministrazioni pubbliche che occupano fino a 100 dipendenti. Si tratta però, a mio avviso, di una previsione che soggiace alla volontarietà e dunque potenzialmente suscettibile di essere disattesa, vanificando quindi l'auspicato rafforzamento della tutela antidiscriminatoria e soprattutto il parallelo potenziamento dell'accertamento dell'onere probatorio. Sulle modalità di redazione del rapporto intervengono invece le proposte di legge numero 615 di iniziativa dei deputati Gribaudo e 1925 di iniziativa del CNEL. In particolare la numero 615 amplia il contenuto del decreto ministeriale del 3 maggio 2018, prevedendo che lo stesso indichi anche le modalità di accesso da parte dei dipendenti dell'impresa interessata nel rispetto della tutela dei dati personali e dei parametri minimi di rispetto delle pari opportunità. Tali previsioni presentano, a mio avviso, un'indubbia utilità per i dipendenti in tema di onere probatorio e di attivazione della tutela giudiziaria prevista dal Codice delle Pari Opportunità. Tuttavia, però, la proposta di legge consegna a un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di regolamentare, da un lato, il delicato rapporto tra trasparenza retributiva e consenso al trattamento dei dati, e dall'altro, invece, l'aspetto più rilevante, cioè l'indicazione dei singoli elementi della retribuzione, da cui poi dovrebbe discendere la rilevazione e l'eventuale scostamento. Aspetti che invece abbisognerebbero di regole da subito chiare, certe, ma anche condivisibili attraverso la definizione di esse e che si affronta la sfida contro la discriminazione retributiva. La proposta invece del CNEL, la numero 1925, amplia i soggetti destinatari della trasmissione del rapporto in questione, prevedendo oltre la consigliera e il consigliere regionale di parità anche le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. L'investimento in nuovi organismi in realtà è frutto di un'idea di istituzionalizzazione molto forte a livello legislativo, che però può produrre esiti soddisfacenti solo se sussistono elementi di raccordo tra gli stessi organismi. Infine il tema delle sanzioni, vale a dire la misura che l'ordinamento prevede debba essere comminata all'autore dell'illecito o comunque chi è chiamato a rispondere, viene affrontata dalle proposte di legge numero 615 di iniziativa dei deputati Gribaudo e 1925 di iniziativa del CNEL. Le sanzioni previste sarebbero di tipo amministrativo e penale nel primo disegno di legge e amministrativo nel secondo. È indubbio che quello dell'inasprimento dell'impianto sanzionatorio è un aspetto che deve essere affrontato con cautela ma con rigore, dal momento che andrebbe a colmare una delle lacune più evidenti della vigente disciplina. Ho lasciato per ultimo il disegno di legge numero 522 di iniziativa dei deputati Ciprini e altri, perché affronta non solo la questione della trasparenza e della retribuzione, ma prode a significative novità.
In primo luogo, il progetto di legge amplia la nozione di discriminazione dal momento che si propone di modificare il comma 2 e il comma 2 bis del vigente articolo 25 del codice delle pari opportunità. L'idea è quella di operare sul catalogo dei comportamenti discriminatori, di individuare un legale, direi eziologico, tra la condotta datoriale e l'evento. Si tratta di un'operazione, a mio avviso, molto complessa, che sebbene riveli qualche limite, per esempio di fatto potrebbe depotenziare di effettività la previsione del secondo comma dell'articolo del vigente secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, ma allo stesso tempo individua però dei parametri di riferimento ai fini dell'individuazione delle discriminazioni, peraltro non solo di genere. In secondo luogo, ripeto quando già ho anticipato in precedenza sull'opportunità che debbono essere comprese nelle misure per quanto riguarda la trasparenza sulle retribuzioni anche le imprese con meno di 15 dipendenti. Al più si può prevedere una semplificazione degli adempimenti ricorrendo per esempio all'assistenza nella compilazione degli organismi di parità o individuando un arco temporale più ampio entro il quale trasmettere le informazioni. L'articolo 2 del disegno di legge Ceprini, che conviverebbe con l'attuale articolo 46 del decreto legislativo 198 del 2016, prevede alle lettere A, B e C l'obbligo da parte delle imprese e delle amministrazioni pubbliche di comunicare una serie di informazioni con cadenza annuale, ovvero in qualsiasi momento su richiesta, intese appunto a rivelare il divario retributivo tra uomini e donne. In primo luogo però occorre domandarsi se queste informazioni siano sufficienti a rilevare lo scostamento retributivo, nonché la causa o le cause che l'hanno determinato. Occorre comprendere se quella che viene definita dal disegno di legge remunerazione individuale di ciascun lavoratore in forma anonima sia da rilevare in forma oraria, mensile, annuale, lorda o netta, e non quindi di imposte e contributi, comprensiva o non comprensiva di alcune delle voci, compenso per lavoro straordinario, bonus, premi di risultato. Si tratta di un punto affatto marginale, perché come è ovvio attendersi le differenze quindi aumentano se anziché considerare la retribuzione oraria si considera la retribuzione mensile o annua. Le donne tendono a lavorare meno ore rispetto agli uomini perché scelgono forse meglio, sono spinte a scegliere lavori con orari più brevi, sono maggiormente occupati in lavori part time, sono indisponibili al lavoro straordinario perché ricoprono rilevanti responsabilità familiari. Altro punto consiste nell'assenza di cautele da imporre al datore di lavoro nella trasmissione di tali informazioni, alla necessaria o forse indispensabile nomina di un responsabile del trattamento dei dati, andrebbe poi garantito che tale flusso di informazioni non contengono riferimenti a particolari condizioni personali riferite ai singoli dipendenti, ad esempio riguardanti le condizioni di salute, comunicando le informazioni di volta a volta necessarie, pertinenti e non eccedenti. Devolvere infine, come fa il disegno di legge Ceprini, la competenza di un giudizio comparativo in sede di lavoro di uguale lavoro ai sensi dell'articolo 28 del codice delle pari opportunità all'organismo di parità significa devolvere ad esso un'operazione esegetica molto complessa che bisognerebbe, a mio avviso, di dati di comparazione molto più analitici rispetto a quello rinvenibile nell'articolo 2,2 dello stesso disegno di legge, cioè riferito soltanto alla media salariale di gruppi di lavoratori di sesso differente che svolgono la medesima mansione o comunque un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. Per la valutazione delle mansioni ai fini della determinazione del lavoro di uguale valore, come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, occorre che sia provata non solo la mera disparità di trattamento, fatto di per sé legittimo, ma anche l'illegittimità del comportamento datoriale attraverso la prova dell'intento discriminatorio. A tale scopo, forse, sarebbe opportuno che la segnalazione fosse comunicata anche all'impresa e che la stessa potesse produrre documentazione a sostegno della sua posizione prima di vedersi sottoposta al giudizio di quell'articolo 38 del codice delle pari opportunità. Suggestiva, a mio avviso, invece si presenta un'altra azione di contrasto, peraltro raccomandata dalla stessa Commissione europea, rappresentata dall'introduzione di programma di audit interno. Sulla falsa riga della legislazione austriaca, e stante la mia recente esperienza in visiting professor presso l'Università di Siviglia, anche spagnola, una tale soluzione, a mio avviso, può essere molto efficace, sempre che però si tratta di programmi costituiti da procedure, protocolli e strutture organizzative che si propongono di valutare e di monitorare con rigore la fase di erogazione del trattamento retributivo di genere. La previsione poi di azioni positive, di cui al quarto comma dell'articolo 2, finalizzate alla rimozione del divario retributivo e all'eliminazione della disparità di trattamento, ricalca con qualche modifica i contenuti del vigente articolo 42 del codice di pari opportunità. La norma però si fa apprezzare, a mio avviso, perché da un lato riconosce a favore delle imprese virtuose, oltre alla certificazione di impresa per le pari opportunità del lavoro, anche specifici benefici fiscali.
e dall'altro, a mio avviso forse l'aspetto più rilevante, combina la specifica sanzione dell'articolo 41,2 del codice delle pari opportunità, il che, come è noto, questa rappresenta sì una grossa novità, cioè quella di assoggettare appunto il mancato adozione alle azioni positive all'applicazione di sanzione, come sapete oggi è previsto esclusivamente nel settore del rapporto di lavoro pubblico. Qualche osservazione sulle misure di conciliazione di vita-lavoro. Se è condivisibile l'idea di aumentare, secondo l'articolo 4,2, la misura del congedo parentale all'80%, la previsione del medesimo articolo, al comma 1, di aggiungere all'articolo 32 del decreto legislativo 151, il comma 4,3, andrebbe a mio avviso meglio precisato. A quali miglioramenti delle condizioni di lavoro si intende fare riferimento? In merito all'articolo 8 non è chiaro se la contribuzione figurativa in misura doppia nei casi di assistenza e cura del coniuge o del parente di primo grado si riferisca al congedo straordinario di cui l'articolo 41 del decreto legislativo 151 del 2001 o di altre tipologie di congedo, ma in questo caso quale? Sembrerebbe poi che per i periodi di maternità il riconoscimento in misura doppia della contribuzione figurativa sia riservata alla sola lavoratrice, non anche al padre lavoratore, specie nei casi di assenza della madre. A tale soluzione certamente apprezzabile, forse se ne potrebbe affiancare un'altra, utilizzare gli oneri, anziché la copertura della contribuzione figurativa in misura doppia, al finanziamento di forme di previdenza complementare, alle quali la lavoratrice sia eventualmente iscritta per i periodi di maternità, nei quali è prevista al più la sospensione, ma non anche l'accreditamento della contribuzione. Infine, un'ultima osservazione anche in ordine alla possibilità, alle misure intese a favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Tale finalità è appunto assegnata, è prevista per tale finalità l'introduzione del curriculum anonimo contenuto nell'articolo 3, una previsione sperimentale che richiama alla mente quanto le grandi orchestre sinfoniche fin dagli anni 50 avevano adottato attraverso il ricorso del metodo delle audizioni alla cieca, cioè ovvero anteponendo uno schermo tra l'esecutore, l'esecutrice e la commissione giudicante. Resta però da vedere, a mio avviso, se escludendo la foto, il genere e l'età, non ci siano o comunque si possono trovare altri modi per farsi un'idea della persona da assumere. Non tutela, per esempio, dall'anonimato le professioni più qualificate e ricercate, si pensi a quella dirigenziale nel momento in cui dell'obbligo di inserire le esperienze lavorative. Eliminare gli stereotipi all'ingresso non garantisce che quegli stessi stereotipi possano ripresentarsi nelle fasi più propriamente operative. Forse a questo si potrebbe anche qui riflettere sulla possibilità di subordinare la certificazione di impresa per le pari opportunità di lavoro, prevista appunto dallo stesso disegno di legge all'articolo 2,10, ottenuta a seguito dell'adozione del piano di azioni, anche al possesso di una formazione cosiddetta neutra del personale adibito alla selezione, analogamente per esempio a quanto accade per il reclutamento delle figure professionali che operano nella comunicazione di una pubblica amministrazione. In conclusione, il cammino che conduce alla soluzione di questi temi è sicuramente molto lungo, ma a mio avviso in realtà quello che conta non è tanto la distanza, conta invece il primo passo e mi sembra che tutti questi disegni di legge questo primo passo lo fanno molto bene. Grazie. Grazie. Cedo quindi la parola all'avvocato Biagioni. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutti. Allora, il tempo è molto, vi ringrazio per questo invito, il tempo è molto breve, quindi io rinvio completamente per certi aspetti a una relazione che non ho ancora terminato ma che invierò alla vostra attenzione così la potete analizzare pezzo per pezzo. Quello che vorrei fare oggi è invece portarvi la mia esperienza diretta. Io sono una giuslavorista e quindi so come ha funzionato in questo periodo da quando è entrato in vigore la norma dell'articolo 46. Siamo tutti coscienti che esiste un tema di differenziale retributivo, siamo tutti coscienti che esiste nel lavoro dipendente, esiste nel lavoro autonomo. Io sono un'avvocata, io guadagno un terzo di quello che guadagnano i miei colleghi su tutto il territorio nazionale, quindi il tema è un tema molto forte in qualunque realtà. Allora, il tema della statistica è un tema fondamentale. Questo articolo 46, che prevede un rapporto sul personale con dati disaggregati per genere, noi come giuslavoristi non ce l'abbiamo quasi mai, i lavoratori non ce l'hanno quasi mai, perché o le organizzazioni sindacali non lo chiedono e non ce l'hanno, o le consiglie di parità, a cui è stato più volte chiesto, non lo rendono disponibile perché si tratta a loro avviso di un tema di privacy, quindi i lavoratori non ce l'hanno, o le aziende non fanno una produzione, quindi comunque non esiste. La realtà è che di fronte a un differenziale retributivo esistente praticamente non esistono cause in giudizio su questa questione. Forse stanno nelle dita di due mani, le cause sono in tutta Italia in questo periodo, ricordo una in Val d'Aosta che è un evento eccezionale.
sociale. Cosa voglio dire in questo? Che se la causa è chiaramente la sconfitta, poi alla fine è anche vero che se c'è una norma, questa norma va applicata, e se questa norma non viene applicata, questo deve arrivare nei palazzi di giustizia. Se questo meccanismo non c'è, c'è qualcosa che lo blocca, che lo intoppa. E su questo tutti i progetti di legge cerco di lavorare, ed è molto importante. La trasparenza, comunque venga fatta, con l'articolo 46, ma che veramente metta a disposizione del lavoratore quei dati che sono lì dentro, o con una richiesta diretta del lavoratore o della lavoratrice, è fondamentale, perché è un disincentivo da subito. Se tu una cosa la devi pubblicare, stai attento a quello che fai, questo vale in tutte le realtà della vita, e comunque è una possibilità per chi come me svolge un'attività di difesa dei lavoratori, di utilizzare il dato statistico. Voi sapete, nel diritto antidiscriminatorio, dove non è assolutamente rilevante l'intento, ma è rilevante l'oggettività, la possibilità per me di avere un dato statistico è uno di quegli indizi precisi e concordanti che mi porta a provare la discriminazione. Se in un paese non è possibile fare una causa quando una legge non viene applicata, vuol dire che è come se la legge non ci fosse, e questo è stato durante tutti questi anni. Quindi la trasparenza è fondamentale. Io farò tutte le osservazioni individuali su come farla questa trasparenza dal mio punto di vista, ma è fondamentale che ci sia. Io credo che andrebbe abbassato il tetto, anche volontariamente, ma con degli incentivi anche fiscali, perché sennò non viene assolutamente fatto. Va abbassato perché magari con dei dati più semplificati, ma perché è fondamentale averlo questo dato. Senza questo dato non si riesce a fare niente, non ci sarà mai una svolta concreta, e questa è la prima cosa che vi volevo dire assolutamente. L'altra cosa, quindi, la mia esperienza, questi dati non si hanno. Io ne ho avuti in casi rarissimi, e tutti i casi in cui è stato possibile avere questi dati dimostrano la struttura piramidale delle aziende italiane, dimostrano la discriminazione e importante retributiva, ma dimostrano anche tutta la discriminazione che c'è nelle progressioni, nell'utilizzo, nelle uscite, nelle entrate. Quindi il dato parla da solo, però il dato non si riesce ad averlo. Quindi comunque la trasparenza è fondamentale, comunque venga posta in essere. Importante, lo dico molto velocemente, il fatto che nelle cause antidiscriminatorie, che sono pochissime, venga abolito il contributo unificato, cioè nella legge Ciprini. Questo è fondamentale, perché non vi sono queste cause, bisogna in qualche modo fare in modo che le donne abbiano il coraggio di agire. L'altra cosa molto importante che vi devo dire, è molto interessante l'aumento della percentuale nel periodo del congedo parentale, è un impegno finanziario naturalmente. Mi corre l'obbligo in questa occasione, lo metterò anche in relazione, di fare un'osservazione. In tutte le premesse di tutte queste norme si parla di una catastrofe, dal mio punto di vista, che è quella delle dimissioni delle donne nel primo anno di vita del figlio. C'è una norma, che è l'articolo 55 del decreto legislativo 151 del 2001, che lo prevede. Allora, può succedere che si fanno delle norme a tutela delle donne che poi nell'applicazione concreta risultano norme che danneggiano il lavoro femminile. Questa norma sta diventando una sorta di incentivo alle dimissioni, perché in realtà questa possibilità di dimettersi nel primo anno di vita del figlio, ottenendo l'indennità di mancato preavviso e ottenendo la NASPI, che è l'indennità di disoccupazione, è in qualche modo una tentazione per le donne di uscire dal mondo del lavoro, convinte che poi ci rientreranno. Non succederà, non rientreranno. Allora noi potremmo utilizzare, io questo vi do questa indicazione, se può essere utile per voi, tutte queste risorse. Naturalmente non devono essere disperse e non utilizzate per il lavoro al femminile, ma tutte queste risorse che noi, diciamo così, utilizziamo in qualche modo per accompagnare all'uscita le donne. Io ne ho parlato anche in sede europea in un incontro, e risultava anche ai colleghi europei, erano increduli sul fatto che si potesse avere una sorta di favorire in qualche modo l'uscita delle donne con un costo così rilevante per il paese. Quindi riflettiamo a come modificare questa norma e come eventualmente utilizzare quelle risorse per tenere le donne all'interno del mondo del lavoro. Ho fatto tanti anni fa a Milano, quando ero consigliere di parità, un'indagine, e ho intervistato tutte le donne, tutte quelle che ho potuto intervistare, che andavano a dimettersi. Stiamo parlando di migliaia e migliaia e migliaia ogni anno su tutto il territorio nazionale. Una sorta di emorragia che si fa difficoltà a chiudere, e tutte dicevano è un'uscita temporanea. In realtà questa uscita non è un'uscita temporanea, e noi dobbiamo fare in modo di
proprio utilizzando i vari istituti che voi avete indicato nei progetti di legge, di utilizzare, diciamo così, anche delle risorse che sono in qualche modo, ripensandole, utilizzate male, per poterle utilizzare per obiettivi diversi. Quindi dal mio punto di vista è assolutamente necessario, proprio così riesco a stare nei tempi ancora più breve, è assolutamente necessario la trasparenza, ma che trasparenza voglia dire avere in mano il documento, che trasparenza voglia dire io so esattamente quali sono, cosa succede con dati disaggregati di genere nella mia azienda, perché questo è essere trasparenti, non semplicemente che questi dati siano in mano a figure istituzionali che poi sì, magari li elaborano dal punto di vista statistico, ma impediscono concretamente che nel concreto il lavoratore o la lavoratrice possano dire io ho avuto un tema una discriminazione di genere. Tutto quello che possono fare i lavoratori e le lavoratrici, cercare dei dati da soli, che è una cosa praticamente impossibile, perché nessuno sa quello che guadagna l'altro all'interno di un'azienda. Questo è un dato assolutamente essenziale. Ecco, da ultimo, come ribadisco, l'importanza anche del tema del congedo parentale una percentuale diversa per la retribuzione. Io penso che potreste riflettere su una sorta, e questo è una mia pallina da tempo, di obbligo invece che una somme o naspi o indennità di disoccupazione per uscire, ma di obbligo delle aziende di un part time assolutamente reversibile, perché il part time irreversibile è un ghetto, ma un part time reversibile nel periodo di difficoltà della donna a gestire la conciliazione lavoro-famiglia nel primo anno di vita del figlio, ma per assolutamente occorre bloccare questa emorragia di donne che si dimettono nel primo anno di vita del figlio. Grazie. Grazie a lei. Do ora la parola all'avvocato Guidi. Prego. Data attentamente i disegni di legge e intanto mi fa piacere che siano state coinvolte l'avvocatura anche nell'esprimere le proprie opinioni su questa legge. Certamente anche è già stato detto molto, quindi non vorrei certamente ripetermi. Io mi sono occupata a Lucca di recente, nella mia città, sulla situazione delle donne professioniste, che è un aspetto che in qualche modo va affrontato. Il reddito delle libere professioniste è addirittura il 60% inferiore a quello dei maschi omologhi professionisti per fasce d'età e per tutto. Questo è un dato veramente enorme, se lo si pensa, perché il percorso di studio è enorme, è lo stesso, i risultati dicono sempre che le donne sono le prime a concorso, sono quelle che hanno migliori risultati a livello universitario, non danno un tasso d'abbandono del percorso di studi, quindi tutta una positività per la figura della donna che poi trova questo gap reddituale, che è veramente un elemento che non trova giustificazione nella qualità e nella natura della prestazione svolta e prestata. Quindi è questo il punto che più mi preme sottolineare. Che cosa si può fare? Naturalmente il mondo del lavoro dipendente si affronta in modo diverso e i disegni di legge che ho visto certamente danno ottimi suggerimenti e strumenti, però per le professioniste libere, per le libere professioniste non trovano concreta attuazione, di tal che non sono previste le libere professioni. Ecco, neanche laddove c'è un rapporto di lavoro dipendente o di inserimento in strutture societarie ed altri. È chiaro, io conosco bene il mondo dell'avvocatura, dove il differenziale di reddito anche lì è inconcepibilmente attestato sul 40-45%. Con una ricaduta implicita
sul PIL nazionale, sul i dati che caratterizzano il PIL del nostro paese, perché è chiaro che questo differenziale è inconcepibile e troppo evidente. I mezzi per eliminarlo sono abbastanza difficili, perché non vengono all'interno della categoria, ma vengono dalla società civile, dal mondo degli utenti, siano essi cittadini privati o imprese, ed è chiaro che si faccia una differenziazione di retribuzione per la stessa prestazione svolta da un architetto uomo, un architetto donna, un avvocato uomo, un avvocato donna, francamente è inconcepibile e inaccettabile. Eppure il problema esiste ed è veramente veramente pregiudizievole per la, perché il differenziale reddituale, ed è questa la cosa che più mi preme evidenziare e che si affronta nelle leggi, il differenziale reddituale esiste anche fuori d'Italia e in tutte le altre, però non in queste misure stratosferiche che sono nella nostra società. Quindi il difficile dell'intervento è che bisognerebbe far crescere la società e dargli la consapevolezza e la certezza che le professioniste donne hanno le capacità pari, uguali o maggiori in molti casi che l'omologo maschio. E quindi non è una cosa che si possa fare sul piano così un po' delle singole disposizioni e delle singole disposizioni di legge. Diciamo, non esiste neanche un osservatorio. A me è piaciuta molto l'idea dell'osservatorio che nelle leggi che ho esaminato si propone, perché è chiaro che solo con i dati certi possiamo trovare le misure precise per l'intervento, se non abbiamo dati scientifici. Quindi anche per le libere professioni bisognerebbe creare e pensare e normare un osservatorio che dia dati certi sui motivi del differenziale reddituale, e questo dovrebbe essere una cosa sentita a tutti i livelli. Senz'altro lo sentono e lo avvertono le libere professioniste e le libere professioni ordinistiche, che nella mia città ho riunito in un comitato che si occupa anche di questo problema. Le professioniste, mi ha colpito, che lamentano sostanzialmente l'eccesso burocratico, la pesantezza della burocrazia, quindi l'esigenza di semplificare le strutture alle quali fanno riferimento per poter lavorare con più con meno utilizzo di tempo, perché poi a questo naturalmente si arriva. E naturalmente non è un discorso dei più semplici, proprio perché per le libere professioniste è difficile financo l'analisi, cioè il differenziale di reddito è un dato certo, ma non così approfondito anche nelle sue motivazioni. Ma è chiaro che se si ritiene nel comune sentire della cittadinanza, faccio un esempio, che l'avvocato donna è più portata a trattare le materie di famiglia, le materie civilistiche attinenti ai rapporti di condominio, materie più semplici, e si ritiene che le stesse non siano adatte per la materia societaria, per il diritto internazionale, per il diritto societario, è chiaro che bisogna superare ostacoli che sfuggono alla singola normazione, alla una normazione precisa, e sfuggono anche alla possibilità di intervenire con principi normativi con conseguenze penalizzanti, eccetera, perché è veramente
la necessità è di operare sulla testa delle persone, sulla società civile che fa le sue scelte con quei pregiudizi, con quegli stereotipi di genere che ancora oggi non si possono ritenere superati e non possono considerarsi superati. Quindi quello che io auspico è che ci sia un'analisi, un osservatorio anche per il mondo delle libere professioni in modo tale da incidere non solo e non tanto sul lavoro dipendente, che sia da pubblico o da privato, ma sempre dipendente, ma anche sul lavoro autonomo e sul lavoro libero professionale. Questo è il mio auspicio e cosa che ne capisco la difficoltà, però in qualche modo deve essere affrontato nell'interesse collettivo. Sono stata nei tempi. Sì, grazie. Naturalmente la mia relazione la manderò con più dettagli anche. Certo, grazie. Breve. Chiedo se ci siano domande da parte dei colleghi. No? Allora, Grebaldo, notavo visto. Prego, scusa, prego. Grazie Presidente. Io in realtà intanto volevo ringraziare tutti gli auditi per il contributo sostanziale di idee e di dati che ancora una volta, ahimè, ma va bene così, ci confortano del fatto che è necessario affrontare questo tema sotto più punti di vista. Chiaramente sappiamo che il tema delle disparità non solo salariali ma in generale di opportunità delle donne nel nostro paese è ancora elevatissimo. Avete toccato dei temi importanti, alcuni di questi non sono effettivamente così chiari nei vari disegni di legge, però in qualche modo, almeno così mi sembra di aver raccolto da tutti i vostri interventi, ci spingono e ci motivano, almeno per quanto mi riguarda, a dire andiamo avanti in questa direzione, cioè indubbiamente abbiamo bisogno di lavorare sui tempi di conciliazione di vita lavoro, indubbiamente dobbiamo favorire l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro e dobbiamo fare in modo che restino e che non escano invece dopo la nascita del primo figlio. Dall'altra parte, appunto, sappiamo che esiste una differenza sostanziale anche per le lavoratrici autonome ed è anche per questo che volevamo sentirvi. I disegni di legge, in modo particolare, parlo del mio, è ovviamente concentrato sull'articolo 46, ma è altrettanto vero che non solo abbiamo fatto la legge 81 del 2017 sulle professioni, che già dà una prima risposta, ma l'altro aspetto che credo sia importante aggiungere è quello dell'equo compenso. Un equo compenso che abbiamo inserito nel decreto fiscale del 2018, ma che in qualche modo ad oggi ancora necessita di un salto di qualità perché non viene così rispettato, e su questo il decreto parametri rimane un punto di riferimento, può essere un primo passo in avanti. Nella legge 81 all'articolo 17 è citato un tavolo che deve essere convocato non solo come tradizionalmente avveniva dal Ministero di Grazia e Giustizia per le professioni cosiddette liberali, ma in generale anche per le altre, perché ovviamente il mondo del lavoro, mi insegnate, è cambiato ed è aumentato molto, anche sono cresciute e nate delle nuove professionalità che lavorano con la partita IVA, che coinvolgono molte donne, anche perché in qualche modo forse è più facile, tra virgolette, passatemi questo termine, conciliare gli impegni di vita e lavoro con la costruzione magari di una famiglia, e quindi abbiamo anche da considerare questo contesto nel provare a dare una norma che in qualche modo dia qualche elemento in più di parità di genere. Quindi diciamo lavorare sulla trasparenza. Ci sono dei disegni di legge che ovviamente sono più complessi, io penso che poi una scelta dovremmo farla anche per provare ad avere un passaggio un po' più rapido, altrimenti il rischio è sempre quello che poi noi lavoriamo bene in commissione ma non riusciamo ad arrivare al compimento di una legge organica, magari anche meno ambiziosa ma più puntuale. Da quello che registro, quindi lavorare su un'impostazione rispetto ai dati della trasparenza è fondamentale. Devo dire che è una delle ragioni per cui ho depositato quel disegno di legge, perché è vero che la norma c'era,
ma come è stato ribadito mancano i dati, non viene applicata e siamo in ritardo mostruoso nel nostro paese. Quindi questo indubbiamente è un tema. La cosa che vorrei chiedervi è anche rispetto ad alcune scelte, sempre parlo della mia proposta, giustamente il professore faceva riferimento al fatto che io delego il ministro del lavoro a costruire una risposta rispetto alla costruzione dei dati. Con molta sincerità, anche di fronte ai colleghi, ho faticato anche nei ragionamenti fatti a trovare l'equilibrio e quindi non sono riuscita a scriverlo nella proposta di legge, e quindi su questo io vi chiedo anche un contributo magari più fattivo e anche più, come dire, concreto, visto che dobbiamo andare poi a costruire un testo base, se ci sono le condizioni per inserire già in un testo base, quindi con una proposta concreta, sicuramente tutto ciò che possiamo evitare di delegare a un qualunque governo, a qualunque altro ministero, ma possiamo invece fin da subito inserirlo nella norma, io credo che possa essere indubbiamente utile a evitare ulteriori, come dire, passaggi burocratici che poi non aiutano ad ottenere il risultato che credo vogliamo raggiungere tutti, e cioè maggiore trasparenza, capire dove si annidano le problematiche e provare in qualche modo a risolvere. Appunto sull'equo compenso, quindi a ripensare gli strumenti sull'equo compenso, credo che possa essere uno strumento non necessariamente in questo dibattito, ma indubbiamente un elemento da inserire. Poi siamo consapevoli che questo sta in un più ampio e complesso dibattito che riguarda altri aspetti, per cui magari anche non subito, ecco, quindi la mia non è una vera e propria domanda precisa, però l'invito che vi farei è proprio una, oltre alle vostre relazioni che aspettiamo e leggeremo, è anche quella di darci magari un contributo preciso e puntuale rispetto a quelli che possono essere secondo voi gli strumenti più indicati per dare appunto dei numeri e raccogliere i dati più precisi, quelli che possono appunto aiutarci e aiutare il Paese a migliorare questo gender gap. Vi ringrazio. Grazie collega Gribaudo. Collega Costanzo. Sì, grazie Presidente. Volevo ringraziare in particolare sia i professori sia le avvocatesse, più che altro per le esperienze che ci hanno portato sia in termini di dati e sia poi nel concreto, dal punto di vista giuslavoristico, come si concretizzano purtroppo le normative e anche, permettetemi di dire, anche una fotografia piuttosto di bagagli culturali che inevitabilmente si scontrano sia sulle parti datoriali e sia anche dalla parte ovviamente delle lavoratrici. E da quello che ci avete permesso di comprendere, sicuramente c'è una questione legata ai dati, perché sicuramente ci sono tecniche avanzate, scientifiche per lavorare i dati, ma il problema è poi l'efficacia degli stessi, perché da una parte rischiano di essere semplicemente interpretati come mera burocrazia, nel senso la richiesta dei dati nei confronti delle aziende. Il rischio che poi vengano alterati anche nella maniera poi di interpretazione, e dall'altra appunto l'efficacia dei dati nei confronti in cui debbano essere poi interpretati dalle istituzioni preposte poi a svolgere la funzione legislativa, anche a inquadrare, a contestualizzare il problema. E infatti avete dimostrato, come purtroppo succede spesso, anche quando la ratio legis è buona e positiva, purtroppo crea una controtendenza, le conseguenze sono esattamente opposte. Questo è da monitorare, perché effettivamente a volte non si sa dove si va a parare, consentitemi il termine, però si può intervenire in seconda battuta, ma in tempi brevi anche, perché i danni sono molti. E io ci tenevo più che altro a intervenire sulla questione del gap salariale dal punto di vista anche della durata limitata dei contratti, perché riguarda anche un trend che stiamo con grande fatica cercando ovviamente di contrastare, che è quello della flessibilizzazione del mercato del lavoro, delle forme atipiche,
delle forme contrattuali atipiche che inevitabilmente si ripercuotono poi sul gap salariale delle donne, inevitabilmente anche per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro rispetto appunto alla possibilità di svolgere un lavoro, e questi lavori atipici vengono utilizzati per la maggiora. Quindi se eventualmente ci sono o prevedete voi con le vostre esperienze che avete eventuali consigli dal punto di vista anche normativo sulle tipologie contrattuali, soprattutto come lo Stato in termini di welfare può intervenire per migliorare più che altro la continuità, ma soprattutto, anche se non si riesce sulla continuità o in fase complementare, anche su facilitare l'accesso al mercato del lavoro, soprattutto nel momento in cui si esce e ci sia altrettanto la possibilità di rientrare senza subire le discriminazioni che purtroppo sono il cuore del problema. Grazie. Grazie collega. Collega Barzotti. Grazie Presidente. Ci tenevo anch'io a ringraziare gli auditi per i loro contributi, che sono stati veramente ricchi e interessanti. Ho trovato spunti utili in veramente tutti gli interventi e leggeremo sicuramente con attenzione le vostre relazioni. Ci tenevo insomma a fare un attimo di sintesi sulle problematiche su cui anche io personalmente ho dei forti dubbi, che sono il discorso della soglia dimensionale per la reportistica, ma vedo che insomma non c'è proprio non avete idee simili su questo. Cioè, abbiamo sentito il primo intervento che parlava appunto di una soglia sopra, cioè produrre reportistica in via diciamo sperimentale per le aziende superiori, che con un dato dimensionale superiore ai 100 dipendenti, per poi provare a portarlo sulle aziende un po' più piccole. Ma dall'altro canto anche sappiamo che nelle aziende piccole poi ci sono quei focolai di discriminazione che si fa ancora più fatica a contrastare, proprio perché le donne si trovano in situazioni anche spesso di abbandono. Quindi questo è un punto insomma su cui io rifletto molto e ci tenevo a condividere questo con voi. Sicuramente un altro tema è quello di ripensare come dare alle donne gli strumenti per azionare i diritti che l'ordinamento già predispone a loro tutela, perché appunto anch'io sono avvocato giuslavorista, quindi mi rendo conto che spesso è difficile reperire i dati. Quando si reperiscono i dati spesso lo si fa di nascosto, e questo può costare licenziamenti, e quindi chiaramente avere dei dati disponibili, lavorare sulla trasparenza, è sicuramente un elemento diciamo di concretezza e praticità. Se avete in mente anche qualche altro strumento utile, pratico, portatelo, perché sicuramente siamo a disposizione per valutarlo. Mi è piaciuto anche molto l'idea di ripensare alle risorse disponibili, perché chiaramente quello è sempre un problema con cui dobbiamo misurarci, e per cui è chiaro che se ci sono degli spunti anche in questo senso li terremo in considerazione. Grazie. Grazie. Collega Morelli. Grazie Presidente, mi unisco anch'io ai ringraziamenti delle colleghe che hanno fatto, perché sono stati tutti assolutamente degli interventi interessanti. Sono i primi che faremo di una serie di audizioni, perché l'argomento è sicuramente importante. Noi come Lega non abbiamo presentato una proposta di legge, proprio perché volevo prima fare l'audizione e capire esattamente, da una parte, le statistiche, i suggerimenti che anche voi avete messo sul tavolo, e la realtà, come diceva l'avvocato Biagioni, perché effettivamente manca la trasparenza dei dati, ma non solo in questo caso, in tanti altri casi. Abbiamo ministeri che non si parlano, dati che non si trasmettono, anche la stessa IMSS e INAIL, l'Agenzia delle Entrate con altri, quindi i dati che non sono a disposizione, anche per questioni di privacy, come diceva lei. Sono tutti problemi importanti anche su questa tematica, e sicuramente la questione della soglia e anche il differenziale salariale sono importanti.
ma volevo fare un'osservazione per quanto riguarda invece quello che lei affermava, avvocato Biagioni, sulla non disincentivare l'uscita delle donne dal mondo del lavoro. Ed è proprio questo per cui io non ho presentato una proposta di legge, perché a mio avviso sarei disposta anche ad avere come donna un salario inferiore rispetto a un uomo se all'interno dell'azienda avrei più servizi, più un welfare aziendale per la famiglia, quindi a supporto anche non solo nidi aziendali, che si pensa la cosa più semplice che noi abbiamo messo in una proposta di legge che abbiamo consegnato, ma anche per esempio la detassazione dei salario per l'assunzione delle donne, piuttosto che l'incentivo al part-time verticale e orizzontale nel caso in cui invece la donna abbia avuto un bambino nel famoso primo anno di vita. Sono tutte considerazioni sicuramente importanti. E poi mi è piaciuto l'intervento dell'avvocato Guidi quando pensava alle libere professioniste, perché da libera professionista anch'io, esatto, non c'è la possibilità di avere una remunerazione adeguata come gli uomini. E quindi in questo caso, e poi c'è tutta la politica anche delle libere professioniste per quanto riguarda la maternità, ma è un altro argomento, quello lasciamo perdere. E quindi sicuramente avete messo sul tavolo tutti argomenti molto interessanti, analizzando poi le varie proposte delle colleghe dobbiamo tenerle in considerazione. Sono un po' sempre scettico sugli osservatori piuttosto che sui tavoli, perché molto spesso si parla ma alla fine concretamente poi è difficile trovare una soluzione, quindi preferisco momenti come questi di confronto in modo tale che poi dopo noi possiamo prendere una decisione, si spera che sia una decisione adeguata. Grazie. Grazie collega Morelli. No, collega Terpieri. Perfetto, allora se non ci sono altri colleghi passo la parola agli auditi nel giro, come dire, di intervento, se vogliono dare delle risposte o fare delle cose. Come? No, pensavo non ci fossero. No, certo, non aeree. Prego. Non ho molto da aggiungere, quindi poi lascio la parola ai miei colleghi. Da parte mia ovviamente c'è disponibilità per quante sono le mie competenze nell'avere, diciamo, una relazione più, diciamo, di medio periodo invece che oggi solo sul discutere di queste cose. Ma ha fatto anche a me piacere ascoltare i punti di vista dei giuslavoristi e degli avvocati, perché per esempio nel mio approccio io non penso al fatto di rendere disponibili i dati nelle imprese piccole, perché poi il lavoratore può utilizzare eventualmente quel dato per mettere in piedi una causa. Quindi io lo vedo più dal punto di vista dell'economista che vuole valutare se questa legge ha un effetto su larga scala nel far diminuire dal 20% al 10-5% o farlo sparire del tutto il differenziale salariale. Nel qual caso sicuramente il dato a livello di impresa è fondamentale, e quindi in questo senso dicevo prima bisogna prevedere che ci sia informazione a livello di impresa, nella misura in cui ho dato un'occhiata ad alcuni rapporti che sono già stati pubblicati. Se io da quei rapporti vedo che nella regione X il differenziale salariale medio tra i quadri è del 10%, non mi aiuta più di tanto a stabilire se questa norma ha avuto un effetto di far cambiare il comportamento delle imprese o meno, che più o meno l'interesse che posso avere io nel quadro più macroeconomico. Quindi trasparenza assolutamente, una decisione chiara su quali sono i dati da chiedere, su quali sono più utili, quindi su questo sono molto disponibile a un ulteriore confronto. E sulla scelta della soglia sicuramente c'è un elemento di compromesso tra cosa vogliamo, cioè qual è l'obiettivo principale che vogliamo dare a questa normativa, a questo cambio nella normativa. Grazie, professor Squeglia. Beh, io anch'io ringrazio ovviamente, e io però ho un'osservazione da fare, cioè noi abbiamo nel nostro ordinamento un articolo che è importantissimo, che su questa materia regna sovrana, cioè vale a dire l'articolo 28 del Codice delle Pari Opportunità, che sancisce un divieto molto chiaro di discriminazione retributiva. Qual è il problema fondamentale? Perché, e quindi perché questi dati risultano essere fondamentali? Perché in realtà l'applicazione dell'articolo 28 impone l'individuazione di un sottile discrimen tra un trattamento retributivo differenziato ma giustificato e insindacabile in sede giudiziale
e invece una disparità retributiva che invece è ingiustificata e dunque discriminatoria. E allora qual è il punto fondamentale che mi auguro questi disegni di legge provvedono quantomeno ad assicurare? Il punto è proprio questo, cioè che manca nella regolamentazione non solo comunitaria, nazionale, ma anche nella contrattazione collettiva, perché se escludiamo la categoria delle discriminazioni sindacali non c'è nessun parametro di riferimento. Proprio nessuna di queste fonti si è mai preoccupato, quantomeno si è mai interessata, di fornire indicazioni di sorte in grado di tracciare questo discrimen. E questo è il punto fondamentale. Quindi io ritengo che laddove si ponesse, ecco perché sostengo che l'abbassamento, no, della soglia anche alle imprese con meno di 15 dipendenti o meno 25 o meno 50, perché in realtà questo è un dato che al di là della rilevazione e dello scostamento assume notevole valore, tant'è che il disegno di legge Ciprini, a mio avviso, molto attentamente riporta quel dato anche dalla possibilità di riprendere quel dato anche per il lavoratore. E quindi di conseguenza offre quantomeno una possibilità, un'opportunità per smascherare quello che comunque si cela dietro la discriminazione retributiva. Concordo con le osservazioni ovviamente fatte dagli onorevoli deputati. Io sono disponibile eventualmente a dettagliare meglio certi aspetti, ma ritengo che anche quello sia un aspetto fondamentale. Deve essere fatto immediatamente, dovrebbe essere fatto nella fonte primaria, non deve essere riservata alla fonte secondaria. Questo è un aspetto, secondo me, che deve essere, al di là di come si intenderà operare, cioè se si intenderà operare soltanto sulla modifica dell'articolo 46 o si intenderà invece aprire e quindi anche a una discriminazione, quindi a tutta la questione della discriminazione non solo di genere ma anche per esempio all'organizzazione, ai tempi di lavoro, che anche questo tipo di discriminazione risulta essere estremamente importante che venga tutelata. Però secondo me fondamentale sono l'individuazione di questi parametri. E quindi questi devono essere necessariamente assicurati dalla fonte primaria. Grazie. Grazie. Avvocato Biagioni. Allora, è molto interessante e mi ha molto accresciuto questo dibattito, quindi vi ringrazio anche per questo. Allora, le osservazioni sono queste. Le farò in dettaglio in una memoria anche sulla modifica dell'articolo 25 di cui parla anche il testo Ciprini. 100 è un numero troppo elevato. Da tanti anni dovremmo avere questo dato, che poi in concreto non abbiamo, ve ne ho già parlato, quindi 100 sicuramente dal mio punto di vista è troppo elevato. Bisogna scendere, bisogna capire magari anche come modulare le richieste a seconda della diversa grandezza dell'azienda, però certamente 100 è un dato troppo elevato in una struttura imprenditoriale italiana che prevede pochissime aziende a quella percentuale, quindi diventa un non affrontare il problema, e questo è il primo tema. Altro tema fondamentale, nel diritto antidiscriminatorio il dato statistico è prova che porta, è uno di quegli indizi precisi e concordanti, lo dice espressamente la legge, che permette l'inversione, cioè se io do in giudizio degli elementi quale dato statistico, è controparte che deve provare che non c'è discriminazione in quel comportamento, ed è giusto così, perché le aziende hanno in mano il perché di un differenziale tributivo, e se possono provare che quel differenziale tributivo è dovuto a questioni legittime, lo possono fare. Quindi io devo avere il dato statistico, io lavoratore, quindi ce l'ho con l'articolo 46, ce l'ho, come dice il testo Ciprini, direttamente, ma lo devo avere, perché non avendo il dato statistico io non ho la possibilità di chiedere a controparte perché io guadagno un terzo dell'altro soggetto o molto meno dell'altro soggetto. Magari c'è una motivazione, e se c'è la motivazione non è un comportamento discriminatorio, però tutto parte dal fatto che io abbia la possibilità di avere in mano questo dato statistico, che vi ripeto, per tutta una serie di motivi sono 20 anni che non si riesce a avere, e quindi non è strano che poi non risulti, il fatto che non ci siano appunto controversie non è segno del fatto che non c'è discriminazione in questo paese, ma è segno del fatto che non si può agire perché non si hanno gli elementi per farlo. Vi invito, e poi lo farò anche nella relazione nel dettaglio, a riflettere sul tema del part-time reversibile, perché è uno strumento
che è molto importante dal mio punto di vista, nella mia esperienza per le donne, per superare il periodo difficile successivo al parto, molto più efficace di molti altri strumenti. Rifletterò anche sicuramente sui lavori atipici e vi invito anche a riflettere sul fatto che, sempre per un'esperienza sul campo, i nidi aziendali sono molto importanti, ma dipende dalla realtà, perché se la realtà è una realtà di lavoratori che vivono, diciamo così, che lavorano lontano, ad esempio, da casa, questo non è una soluzione, perché non si può fare dei bambini dei pendolari. Quindi è evidente che le asili aziendali sono importanti, però vanno contestualizzate, non sono importanti sempre, sono importanti a seconda delle singole realtà. Grazie. Avvocato Guidi. Grazie per il coinvolgimento, è un tema che mi appassiona, anche se io come lavoro faccio diritto di famiglia più che diritto antidiscriminatorio, però questa legge è fondamentale per l'assetto della famiglia. La retribuzione della donna in moltissimi casi, vi assicuro, è la base della scelta dell'organizzazione familiare, e il fatto che la donna abbia minor reddito crea veramente un peso enorme sulla sua crescita e la sua organizzazione nel mondo del lavoro. Non a caso ci preoccupiamo proprio di questo, di dare con un sistema normativo adeguato alla donna la possibilità di essere madre, di essere donna e di essere lavoratrice. Questo è il punto, che non è facilmente conciliabile. Il fatto che ci se ne occupi in questa maniera così specifica e così dettagliata è senz'altro positivo. Io mi dichiaro disponibile a dare il mio contributo per quello che posso, perché è veramente se ne sente la necessità, diciamo così, veramente in modo allargato. E quindi grazie, continuiamo a lavorare. Grazie onorevole Gribaudo. Bene, ringrazio i nostri ospiti, dichiaro conclusa questa audizione.